Come addormentarsi in due minuti, la tecnica dei Marines. Potremmo anche intitolarlo Il sonnellino del soldato, o anche farsi un pisolino con un occhio aperto e uno chiuso. Scherzi a parte, questa tecnica sviluppata dall'esercito americano è davvero efficace, quindi presta attenzione. Ehi, hai problemi ad addormentarti? Ti agiti e ti rigiri tra le coperte, ma il cervello proprio non vuole saperne di fare silenzio? Un buon riposo notturno è essenziale per la nostra salute. Se anche tu sei tra i milioni di persone nel mondo che soffrono di disturbi del sonno e vuoi riuscire ad addormentarti velocemente, continua a guardare per imparare la tecnica usata dai Marines. Non dimenticare però di cliccare prima sul tasto iscriviti e di abilitare le notifiche per unirti a noi del lato positivo. Sapere di quanto sonno hai bisogno ti aiuterà a capire se le tue abitudini conciliano il sonno o lo disturbano. I neonati di solito dormono per la maggior parte del tempo, circa 16 ore al giorno. Bambini e adolescenti per circa 9 ore al giorno, mentre gli adulti necessitano di 7-8 ore di sonno al giorno. Secondo un sondaggio dell'istituto Eurodap, circa 9 milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Nel mondo poi, il numero di persone che soffre di insonnia è del 20%. Esistono oltre 70 tipologie diverse di disturbi del sonno, il più comune dei quali è l'insonnia. Il sonno è essenziale per rinforzare il sistema immunitario e stare bene. Se si soffre di insonnia, la mancanza di sonno può causare scompensi ormonali e conseguente ingrassamento, rallentamento dei riflessi, irritabilità, problemi di memoria, di cos'è che parlavamo? Depressione e mal di testa. Secondo un articolo comparso sul sito Medium, le accademie aeronautiche militari americane necessitavano di piloti capaci di addormentarsi in qualsiasi condizione e ora del giorno. Svilupparono quindi un metodo che risultò efficace nel 96% dei casi, dopo solo 6 settimane di test pratici sui piloti. Wow! Ecco i passi fisici e mentali da compiere, ciascuno dei quali per circa un minuto e mezzo. Ti libererai della tensione in diverse parti del corpo, una ad una. Una volta completati questi 5 semplici passaggi, sarai in grado di addormentarti nel giro di 120 secondi. Primo passo. Sdraiati a letto sulla schiena. Rilassa i muscoli del viso, inclusa la lingua, la mandibola, i muscoli attorno agli occhi. Se ti accorgi di essere accigliato, concentrati nel rilassare la zona al centro della fronte. La fronte deve essere totalmente liscia. Sembrerà strano, ma devi provare a rilassare le orbite e non far peso sugli occhi. Secondo passo. Rilassa più possibile le spalle. Lasciale cadere e così facendo rilasserai subito anche la tensione del collo. Passa poi al braccio e all'avambraccio prima da un lato e poi dall'altro. Se hai difficoltà a rilassare del tutto le braccia, prova allora a tenderle un po' e poi lasciale afflosciarsi. Infine, passa a rilassare le mani e le dita. Terzo passo. Espira fuori l'aria e rilassa il petto. Poi inspira e riempi di nuovo i polmoni. Quarto passo. Rilassa le gambe. Prima le cosce, poi rilascia tutta la tensione giù lungo i polpacci fino a concentrarti infine sulle caviglie e sui piedi. Quinto passo. Ora che tutti i muscoli del corpo sono rilassati, è ora di schiarirti la mente completamente. Lloyd Winter, l'autore del libro, suggerisce di immaginarsi alcune immagini chiave per aiutare a sgombrare la mente da pensieri e distrazioni. Immagine 1. Visualizza te stesso su una barchetta su un lago calmo con sopra di te solo un cielo limpido e azzurro. Immagine 2. Ora visualizzati che ondeggi su un'amaca di velluto nero in una stanza totalmente buia. Se queste due immagini non funzionano, ripeti tra te e te «Non pensare, non pensare, non pensare» per circa 10 secondi. Ehi, ti stai mica già addormentando? Questa tecnica utile ai militari, eppure così creativa, ti aiuterà ad addormentarti subito e a dormire di più. Ti immagini essere in grado di addormentarti senza problemi in ogni situazione? Fare un bel pisolino mentre i bambini scorrazzano per casa, o dormire in aereo durante un lungo viaggio, o semplicemente metterti a letto di notte con la mente libera e non preoccupata dai guai giornalieri? Che sollievo, senza dubbio. Dormendo meglio, tutte le incombenze quotidiane ti verranno più facili. Ti sentirai più in forma, affronterai meglio lo stress, avrai più energia per le faccende più faticose e come minimo vedrai finalmente la vita dal lato positivo.
Un altro grande vantaggio di questa tecnica è che non funziona solo a letto. Quando i piloti si allenavano su questi esercizi, lo facevano seduti su una sedia. In quegli esercizi, i loro piedi posavano sul pavimento, tenevano le mani in grembo e semplicemente rilassavano il corpo. Questa tecnica quindi funzionerà anche quando sei in aereo, in bus o in treno. Non scoraggiarti se vedi che all'inizio non ottieni risultati. Ricorda che persino i piloti dovettero praticare la tecnica per 6 settimane prima di padroneggiarla. Se all'inizio hai ancora problemi ad addormentarti in fretta, l'esercito, sempre pronto a correre in tuo aiuto, ha altri consigli in serbo per te. Cerca di ridurre il consumo di caffè, anche se pensi che la caffeina non ti faccia niente. Lascia stare distrazioni come computer, TV e cellulare prima di andare a letto. Mettiti a letto appena cominci a sentire sonno. Non bisogna mai ignorare i segnali che il nostro organismo ci lancia. Non metterti a letto se non hai sonno. Infatti, mettersi a letto troppo presto può essere dannoso e frustrante. Comincia a rilassarti già un'oretta prima di andare a letto. Non metterti a fare attività troppo impegnative o stressanti. Mi raccomando, facci sapere se il metodo ha funzionato. Raccontaci com'è andata nella sezione commenti. Non dimenticare di dare un like al video e condividerlo con i tuoi amici. Iscriviti e resta qui con noi, dal lato positivo.